poco dolce. E quando tra San Pietro non mi dà più a ricette. E chi mi può scordare o chi è che ha ragionato senza parlare, senza parlare. Di nuovo bentornati con noi all'Acquameno, sulla spiaggia di questa splendida cittadina, questa che sentiamo cantare è Marinella Francese, che prima l'abbiamo vista fra gli artigiani, ma è anche una bravissima cantante. E dopo gli artigiani di Lacco incontriamo i pittori. Mario Alvi, buongiorno Mario. Buongiorno. Da quanto tempo fa il pittore lei? Io da 45-46 anni, da piccolina, quando avevo 5-6 anni. Io direi che lei è un neorealista, è vero o no? Sì, neorealista. La mia pittura infatti raffigura la realtà isolana, il mare, i pescatori, tutta la vita umile di questa gente dell'isola, perché l'umiltà è quella che io rappresento nella mia pittura. E lo fa molto bene, complimenti Mario, davvero complimenti, bravo. E dopo Mario conosciamo Fernando Francese, buongiorno, buongiorno Fernando. Allora, ho chiesto prima al suo collega da quanti anni dipinge lui, io voglio sapere da quanti anni dipinge lei. È da sempre che dipingo. E come mai è nata questa passione? Cos'è, una passione o un lavoro? È una cosa istintiva, era un hobby, ora è un po' professionale. Ma da com'è che ha iniziato lei? Aveva magari il papà pittore? No, io sono stato alla scuola, una scuola tecnica, no? E dopodiché lei ha iniziato a disegnare. Complimenti perché sono belli, mi scusi Fernando, purtroppo io... Dov'è che trovo l'autore di questi quadri? Allora, questi bellissimi quadri sono senza autore, sono bellissimi lo stesso e li ammiriamo. Davide, a te la linea. Grazie Mara, grazie. Io sono davanti a uno straordinario banchetto, direi, altro che pranzo della domenica. Un vero banchetto tutto ischitano, però ce l'ha preparato lo chef Vincenzo Di Scala. Da dove si comincia? Ovviamente dai limoni. I limoni, perché la terra, l'isola di Ischia è piena di limoni. Certo. E nelle campagne usavano fare queste insalate di limone e menta. Limoni e menta. E non è aspra? No, non è aspra, perché aggiungendo il sale il limone diventa dolce. Poi i limoni di Ischia hanno quella polpa bella spessa e sono dolci. Poi le pennette con la rucchetta, sempre ischitana. Può assaggiare un po'. Pennette con pomodori di pendolo. Sono più incuriosito da questa pasta. Questa è la pasta e fagiolo con le cozze. Ah, la nostra specialità. Hai capito. Marinara. Naturalmente ci abbiamo i bucatini al sugo di coniglio che la domenica sulle tavole ischitane non mancano mai. E poi? Poi c'è la taccolella con le fave. Che cos'è la taccolella? La taccolella sono una pasta, una specie di gnocchi fatta a mano. Sì. Che viene tirata sulla forchetta. Andiamo avanti. Poi sono i carciofi farciti all'ischitana. Il coniglio, che sarebbe il nostro fiore all'occhiello, il piatto principale dell'isola. Le fave che non mancano mai, le polpettine che faceva la nonna. Questi sono dei fiori, ortaggi, queste sono delle composizioni per arricchire un po'. Complimenti, sono molto belli. Carmine, a chi vuoi regalare quella rosa di patata? Poi me lo dici separata sede. Qui cosa abbiamo? Le polpette. Le polpette della nonna Nunzia. Che polpette sono queste? Queste sono le polpette con la carne di vitello e ci mettiamo un po' di uapazza e pinoli noi a Ischia. Venito Pasquale, darne una anche a Carmine. Carmine, senti le polpette all'ischitana, uno spettacolo. Andiamo avanti. Periodo Pasquale, da noi si usa il tortano, anche nel lunedì Albis, quando si va a fare la Pasquetta si porta. Cosa sono? Sono delle ciambellone che si fanno con un po' di formaggi misti, pepe. Senta, questo è il polipo. Questo è il polipo verace. A Carmine il polipo piace molto. Carmine, assaggialo e poi dimmi cosa ne pensi, Questa è una zuppa di pesce all'ischitana, dove non manca lo scorfano, la gallinella, il coccio. L'hai già finito? Vai. Carmine è molto vorace. Andiamo avanti. Un lacerto all'acqua pazza. Sì. Ci abbiamo la famosa parmigiana di melanzane all'ischitana. Beh, formidabile. E questa è l'insalata di vendemmia. Cosa noi chiamiamo dire? Insalata cafona. Sì. Cioè, quando fanno la vendemmia, non avendo come cucinare, non avendo fuoco, cercano di prendere tutti gli ortaggi dalla terra e fanno un'insalata. E diventa come una festa. E adesso arriviamo ai dolci. Ai dolci. Guardate che trionfo. I babà. I babà.
formidabili. E la famosa torta al limone. Mamma mia. Miss, mia cara miss, non può parlare se sono come te. Miss, mia cara miss, scavami la fossa che è morta per te. Miss, mia cara miss, arriva miss e morta per te. Miss, mia cara miss, non può parlare se sono come te. Bentornati alla Domenica del Villaggio, 12 e 22 minuti, siamo sempre in diretta dall'isola di Ischia, da Lacco Ameno per l'esattezza, ed è il momento di eleggere la miss per l'appunto, miss, o meglio la reginetta del villaggio. Le nostre pretendenti sono pronte, sfilino nell'ordine: la numero 1 Angela, la numero 2 Simona e la numero 3 Danila. Guardate che belle ragazze queste ischitane veraci, passano al vaglio, all'esame della giuria composta dai marinai d'Italia, eccoli qui, che giuria imponente. Allora, attenzione, la numero 1 è Angela, la numero 2 Simona e la numero 3 Daniela, votate per favore. Preferite la numero 1, la numero 2 o la numero 3? Signori, alzare le dita. 1. No, tenga su per cortesia la paletta, altrimenti non riesco a vedere. Allora, 1, 2, 3, 4 voti, 5, 6 per la numero 1, 1 per la numero 3, 1 e 2 per la numero 2. Mi pare evidente, vince la numero 1. Angela, complimenti Angela, una vera bellezza mediterranea. Abbiamo a disposizione fiori e fascia per la miss. Chi li porta? Qualcuno sicuramente. Arrivano i fiori e anche grazie. Ecco Angela, complimenti, reginetta di Lacco Ameno, la Domenica del Villaggio 2000. Una fascia come quella che indossò Mara quando divenne Miss Cinema, vero Mara? Che anno era? Vero Davide, era il lontanissimo 1997. Tu mi hai vista, Totò? Ti sogno, quindi. Grazie. Allora, signor sindaco, è arrivato purtroppo il momento di salutarci. È stata una bella giornata quella di oggi. È stata bellissima quella di oggi, sono state belle le giornate scorse in cui abbiamo preparato questa puntata. E a Ischia siamo stati benissimo, non poteva essere altrimenti, perché con quest'isola, io ho detto, un'isola da favola, da sogno. Un'isola che va vista. È vero. Allora, noi domenica prossima saremo ad Oderzo, in provincia di Treviso, e porteremo dei doni da parte di Lacco Ameno. Io ne approfitto nel consegnare il dono per il prossimo comune, quello di Oderzo, come ha detto lei, in provincia di Treviso, perché noi qui da Lacco Ameno vogliamo continuare a mettere in evidenza quella che è un'antica tradizione artigianale nostra. Prima abbiamo avuto l'opportunità di poter vedere la lavorazione della pietra locale da parte di artigiani locali. Questa è la, Coppa di Nestore, la famosa Coppa di Nestore, ne abbiamo parlato durante tutta la trasmissione. Questa è stata realizzata dai ragazzi della scuola media. Cioè, il significato è proprio questo, quello di poter continuare ad insegnare l'amore per le nostre tradizioni sin dai ragazzini, sin dai bambini. Quindi complimenti ai ragazzi, un augurio al comune di Oderzo. E questo piatto è stato realizzato da Fanny Nicolè. È stato realizzato da Fanny, che è una nostra concittadina, e che mette in evidenza, diciamo, il fungo. L'arte diciamo, della nostra gente nel fare determinati tipi di realizzazione. È molto bello, grazie signor sindaco, grazie veramente di tutto. Li porteremo a lei, a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della trasmissione. Un in bocca al lupo a coloro che ci stanno ascoltando. Crepi il lupo. Io saluto tutta Ischia, tutto il pubblico televisivo che ci ha visto fino adesso. Prima di passare la linea a Davide, fatidica parola, palloncini a te Davide, ciao! Ciao a tutti! Anche da parte mia a tutti i lacchetti, grazie alle forze dell'ordine che ci hanno aiutato, sono intervenuti anche gli agenti di pubblica sicurezza insieme alla Guardia di Finanza, ai vigili, ai carabinieri naturalmente, grazie al sindaco di Lacco Ameno, grazie anche chi ha dato sordamme ce ho passato sembra Napoli paesa.
Ci vediamo la settimana prossima in provincia di Treviso, a Oderzo, evviva! Grazie, 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 grazie ragazze, grazie. Come finisce la partita? Che bella Italia! Buona domenica pomeriggio a tutti, ciao! Ciao! Che bella Italia, mezza americana, ma la domenica l'Italia vera. Che bella Italia, tutta da viaggiare, che si innamora con una canzone. Come si fa a non lasciarci il cuore? Dimmi come si fa.